Calderini Luigi nasce a Torino il 26 febbraio 1880. Seguì le lezioni del padre, espose per la prima volta a Torino nel 1900 e si specializzò in paesaggi di mezza montagna, dipinti nelle valli cuneese e nella Valsesia. A causa della grande considerazione e apprezzamento per la figura paterna, dal quale ricevette profonde influenze, che vanno dalle suggestioni, dalle vedute alle luci, riuscendo però ad esprimere anche un suo stile peculiare. In queste opere e in quelle immediatamente successive si caratterizzò per una immediatezza spregiudicata, per un verismo luministico sapiente, per un realismo piemontese ispirato anche da Lorenzo Delleani, e per una innovativa riduzione degli elementi figurativi, il tutto intriso di tinte pure e contrastanti. I cortili impreziositi dalla presenza degli animali, i tramonti e le albe della Valchiusella e della Valsesia hanno rappresentato per anni la continuità della pittura paesaggistica piemontese, prima dell'apparizione innovativa dell'arte di Felice Carena e Felice Casorati. Per quanto riguarda la scultura, completò nel 1906 il monumento commemorativo dell'assedio di Torino del 1706, realizzato per la Chiesa della Salute a Lucento. Calderini Luigi si spense a Torino l'8 gennaio 1973.